Bene. Secondo le tue aspettative? Sì, sì. Più o meno sono in linea con la prima serie. E si sente che c'è la voglia di far vedere che c'è sotto un bel prodotto. Un bel prodotto e mi piace. Colpisce molto per questa enfatizzazione di certi valori, l'amicizia, anche l'amore, però poi velato c'è il fatto che mitizza un pochino certe azioni come l'uso della droga, lo esalta un pochino, lo fa vedere come una cosa un po' da persone che hanno carattere, eccetera, e anche tutta questa violenza normalizza la violenza e questo non va tanto bene. Poi ho visto tanti giovani veramente appassionati e un pochino l'ho pensato, mi ha preoccupato questa cosa. Il crimine non può essere mitizzato da un regista, in fondo tutti sanno che le regole sono regole. E non esiste una società fondata sulla legge del più forte. Ma un po', cioè, non il confonde, però comunque uno si affeziona ai personaggi a prescindere, perché non ci pensi che poi quello che hanno fatto dovrebbero aver fatto nella realtà, comunque hanno fatto cose sbagliate, uno si affeziona, questo sì. Un po' rischioso poi capire fin dove finisce, arriva l'amicizia, la simpatia per i personaggi e un po' di esaltazione, quindi forse un po' tutte e due le cose. Alcuni l'avranno vissuta in questo modo, magari prendendoli come eroi positivi, ed altri invece avranno distinto, però un po' di rischio c'è perché è stata fatta molto bene, loro risultano simpatici, però si sta parlando sempre comunque di criminali, magari a volte uno se ne dimentica un po'. È stato ripreso da una storia vera. Quindi forse è quello, cioè la gente magari vorrebbe capire cosa è realmente successo, anche se comunque è una serie TV, però lo spunto, cioè, ce n'è tanto.